Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione in studio Giulia Cassone, RDC e DSU, l'indagine IMSS. L'istituto, tramite il messaggio numero 4007 del 17 novembre 2021, comunica che nel mese di novembre sarà avviata una rilevazione di customer experience sui servizi di informazione e supporto alla compilazione della DSU ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE e sul reddito di cittadinanza. La dichiarazione sostitutiva unica consente infatti di ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE e l'eventuale accesso alle prestazioni assistenziali come il reddito di cittadinanza. La dichiarazione sostitutiva unica consente infatti di ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE e l'eventuale accesso alle prestazioni assistenziali. La rilevazione verrà effettuata su un campione di circa 350.000 utenti possessori di PIN, con un ISEE inferiore a 10.000 euro negli ultimi due anni, 2020-2021. Gli utenti riceveranno un'email con un link diretto al questionario che potranno compilare in forma del tutto anonima. Il questionario contiene inoltre un focus sul reddito di cittadinanza, che servirà a capire il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi forniti e al contributo economico percepito. L'INPS, con un successivo messaggio, condividerà i risultati emersi dall'indagine. E dalla redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.